Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E allora buongiorno, benvenuti, siamo ritornati e siamo pronti per iniziare una nuova stagione di Made in Polesine. Anche questa settimana, anzi questa prima settimana proprio di settembre, noi siamo qua. Chi siamo? Pronti per iniziare questa nuovissima stagione. Io, Davide Stefanelli. E Leandro Maggi, buongiorno. Ancora amici. Buongiorno e benvenuti su Radio Diva, ma anche su Made in Polesine Web TV. Allora, trascorso... Hai fatto una pausa di un mesetto. Sì, trascorse le vacanze. Tu? Sì, dai, abbastanza. Cosa hai fatto di bello, dai? Ma io ho lavorato facendo, cioè, siccome che non è che proprio, come si dice in dialetto, am cavo il collo. Quindi il mio lavoro è sempre meglio che lavorare. Quindi è meglio fare quello che fai, insomma. Vabbè, dai. Allora... Vogliamo partire subito con questa nuova stagione, questa nuova puntata di Made in Polesine, che siamo veramente spumeggianti quest'oggi. Bravo. Possiamo andare? Posso andare? I titoli di oggi. Don Beppi ritorna a casa. Don Beppi. Poi Rosolina Mare, stagione fantastica. Poi ancora truffe e Covid. Questi non mancano mai. Cuneo Salino e potalizzatore. Ancora ultimo ma non ultimo, crisi energia e non solo. Questi sono i titoli di oggi di Made in Polesine e tra poco iniziamo la puntata. Siamo così pronti, ritornati e siamo proprio, come dire... È come fosse un rodaggio. Perché vedete, un mese fermi, sembra quasi che il mondo si sia fermato. Sembra però. È mica successo niente. Dai, siamo felicissimi di essere qua quest'oggi con voi, siamo ritornati e adesso allora il primo titolo, Don Beppi ritorna a casa. Diciamo allora, tu chi è Don Beppi. Innanzitutto spieghiamo chi è Don Beppi. Don Beppi è Giuseppe Miele, che è un padre missionario salesiano, che è quello che ha aperto per primo il centro di San Giusto. E allora, su segnalazione del centro missionario di San Giusto, abbiamo già parlato di questo centro missionario che è importantissimo, sono riusciti a fare addirittura una risaia in Madagascar, e questo Don Beppi, come vuole farsi chiamare, è il missionario che era di punto di riferimento appunto in Madagascar. 41 anni che era in questo paese, un paese che nell'arco di 40 anni era al 18° posto come la povertà nel mondo, e Don Beppi ci ha detto che adesso è il primo, è il paese più povero del mondo. E questo sta a significare quanto noi ne sappiamo poco effettivamente di quello che succede al di fuori del nostro piccolo orticello italiano. Perché chiunque è andato in vacanza in Madagascar, la prima cosa che dicono è che meraviglia, che belle spiagge. E quindi a fronte di più o meno 10 villaggi o 100 villaggi importanti dove c'è il benessere assoluto, ci sono qualche milione di persone che veramente patiscono la fame. E quindi ben vengano persone come Don Beppi, ed ha fatto benissimo l'amministrazione comunale, prima la Mauro Veronese e oggi ha ribadito la Valeria Mantovani, dare la cittadinanza onoraria a questo grande, grande uomo che, ricordiamo, oltre che essere stato un missionario, è stato quello che ha fondato San Giusto. Bene. Che dire, San Giusto è un'altra eccellenza che ci fa piacere ricordare. Ci abbiamo già ricordato più volte, insomma, e questo ci sembrava comunque doveroso fare un tributo a questo Don Beppi. Proprio detto proprio in forma dialettale. È stata bella la cerimonia, comunque, è una cerimonia molto molto bella, molto sentita. E poi vogliamo fare i complimenti a Bruna Ravazzolo, che tra l'altro è la presidente di questo gruppo missionario, che ha citato anche Don Beppi. Ogni tanto mandano cose, mandano soldi, hanno fatto questa risaia. Cioè, l'abbiamo già detto 3 anni fa quando abbiamo fatto il primo articolo su questa risaia. C'è solo un contaminante si mette in testa di fare una risaia in Madagascar. Siete veramente dei sognatori. Lo dico da tagliolese, lo dico per farmi un grossissimo complimento. Dai, allora abbiamo così esaurito il nostro primo argomento. Primo argomento, abbiamo voluto iniziare con una cosa positiva, come è giusto che sia. Insomma, dopo un mese di vacanza. Un mese di vacanza, insomma, abbiamo iniziato con questa buona notizia. Ci sentiamo tra poco per continuare Made in Polesine. Siamo così rientrati come sempre su Radio Diva, ma anche su Made in Polesine Web TV. Vi ricordo, Made in Polesine in onda ogni sabato tra le 11 e mezzogiorno, poi in replica
la domenica mattina tra le 10 e le 11. E adesso un altro argomento che non può che essere positivo. Parliamo di Rosolina Mara. Rosolina Mare, non Mara. Chi è Mara? Giovanna, chiedigli chi è Mara. È una persona che conosco. È mia cognata, forse. Rosolina Mare, stagione fantastica. Allora, innanzitutto, non solo Rosolina Mare, le spiagge nostre di riferimento, Barricata, Boccasette, il Scano Cavallari e Rosolina Mare hanno avuto una stagione straordinariamente felice. Bel tempo, io penso che per tutta la stagione avranno perso forse un sabato, forse sabato scorso. Certo, che la stagione è stata veramente ottima. Però parliamo di Rosolina Mare perché ho avuto il piacere di intervistare l'assessore al turismo del comune di Rosolina, Alessandra Patriana, e abbiamo fatto un pochino un bilancio di questa annata. Il bilancio è, oltre al positivo delle persone che sono venute, anche per una programmazione anche di intrattenimento per tutti gli ospiti, che secondo me è stata la più bella in assoluto, perlomeno delle zone che conosciamo. Io penso veramente da Grado fino ai Lidi Ferraresi, non dico la parte romagnola, però fino ai Lidi Ferraresi nessuno ha fatto una programmazione così intensa, fatta bene anche con di qualità, come ha fatto Rosolina Mare. Quindi chapeau, si fa naturalmente i complimenti alla Proloco e si fanno i complimenti all'amministrazione comunale. Certo, tra l'altro è il primo anno che Grossato, che è il sindaco, non è presidente della Proloco, però è sindaco. Quindi diciamo che secondo me è un connubio fra un ex presidente della Proloco, una nuova Proloco e uno staff giovane come per esempio l'assessore Alessandra Patrian, hanno fatto sì che effettivamente è stata una buona stagione. Complimenti, mantenetevi così. La domanda è: adesso che avete fatto dei bei spettacoli, riuscite anche magari a sistemare un pochino Piazzale Europa, tirar via i macachi, come si chiamano, l'Eternit che c'è dappertutto, fare dei palazzi nuovi, eccetera. L'assessore ci ha detto: guarda, ci stiamo lavorando, però l'avevo già sentito prima anche con l'altra. Non è così semplice, c'è un discorso di demanio, questo, quest'altro, quant'altro, però dai, ci sono dei miglioramenti e quindi anche da quel punto di vista. Bella stagione, complimenti naturalmente ai protagonisti di questa stagione, amministrazione, Proloco e naturalmente i bagni, perché anche loro una volta sì, hanno fatto cose. Sai, poi mi sono accorto che quando c'è competizione, l'anno scorso e quest'anno hanno aperto dei bagni nuovi o perlomeno ha cambiato gestione. Quando c'è competizione si cresce. Sì, sì, la cosa si migliora. Ecco, se c'è il monopolio. In automatico. Se c'è il monopolio, chi te lo fa fare? È vero. Tanto ci sono solo io. Bravo. Complimenti. Dai, tra poco per continuare allora ancora Made in Polesine. Siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine, siamo pronti per continuare la nostra puntatona di oggi di Made in Polesine. Parliamo, ahimè, a questo punto di una cosa che non è molto positiva, comunque esiste: truffe e Covid. Ecco, è proprio di questi giorni che c'è stata una truffa di circa 5,5 milioni di euro fatta da una cooperativa che ha sede in Basso Polesine. Naturalmente non sappiamo chi è, giustamente gli inquirenti devono indagare, ci sono le verifiche. In ogni caso hanno arrestato un amministratore delegato che è di Chioggia e quindi noi pensiamo di essere esenti, però anche noi siamo molto birichini, perché dopo nel nostro immaginario sembra che i veneti in generale brava gente e tutto il resto del mondo sono quattro delinquentoni. Invece c'è sempre qualcuno che vuole fare il furbo. Io però prendo spunto di questo per fare anche una polemica un po' politica. Io so che tu non vorresti, però la facciamo. Cioè, uno che fa una truffa di questo tipo, che è poi una truffa fatta allo Stato, soldi che dovevano essere dati per il Covid, eccetera. Certo. E poi quante altre truffe, le truffe per esempio del 110%. Adesso, queste qua sono truffe quasi sempre milionarie. Siccome poi sembra che il male dell'Italia sia esclusivamente il reddito di cittadinanza, sì, e siccome a me dispiace che ogni volta che si parla di la gente che non voglia fare niente, i giovani perché hanno il reddito di cittadinanza, eccetera, la trovo una cosa abbastanza gratuita da dire e da affermare. Quindi ricordate che una truffa di questo tipo sicuramente coincide più o meno con un centinaio di persone che hanno le 500 euro nel reddito di cittadinanza. Quindi i mali non sono lì, i mali sono che chi controlla chi, anzi dobbiamo dare atto alla Guardia di Finanza di Adria che sono riusciti ad individuare questa truffa, però
I mali non sono il reddito di cittadinanza, è tutto un sistema nostro che deve essere rivisto. È il sistema Italia. Diciamo esatto. Che gli italiani in generale, poi si parla, no, sono quelli del sud che fanno queste cose, noi invece non le facciamo, invece anche qua da noi sta cosa. Se si può, facciamo. Magari forse anche forse in maniera minore, però il fatto che esista anche da noi questa situazione certamente non ci giova e non ci dà lustro a, esatto. A livello generale. Comunque meditiamo, gente, meditiamo. Bene, diciamo bene. Ho fatto un piccolo commento politico, so che tu non vorresti... No, ma questo qua è una cosa generale, quindi non abbiamo fatto né nomi né riferimenti di cose e persone. Siamo pure in par condicio, altra iattura italiana. Esatto, dai. Ci mancava che era par condicio in questo periodo. Breve pausa e torniamo. Siamo pronti allora per continuare questa nuova stagione, per iniziare questa nuova stagione di Made in Polesine. Oggi è la prima puntata proprio della nuova stagione e adesso andiamo a sviluppare un altro argomento. Parliamo di cuneo salino e potalizzatore. Ecco, allora, sappiamo che quest'estate è stato veramente uno degli argomenti principali, cuneo salino, che è cresciuto, il limite ultimo era il 2003, che era 30 km, quest'anno è arrivato a 38 km. 38 km che vuol dire che dalla foce più o meno è arrivato quasi a Papozze, quindi è molto lontano, quindi vuol dire, certo, che tutte le aziende, specialmente agricole, che gravitano su questi territori hanno avuto problemi perché non puoi mica irrigare la terra con l'acqua salata. Esatto, sì. Allora, l'abbiamo saputo, l'abbiamo anche monitorato, che c'è la centrale di Ponte Molo è praticamente al confine tra Taglio di Po e Porto Tolle, e lì hanno messo una attrezzatura per potalizzare l'acqua. Un potalizzatore? E non mi viene. A me poi manca la Z. Perché ci sono quelle parole che hai la lingua che si storcide? Questa qua è una. Oggi non viene. Oggi non viene, ci provo. E comunque l'hanno messo in moto, poi hanno dovuto sospenderlo, quindi Acque Venete hanno dovuto ripiegare con acque prese da altri siti e altri posti. Diciamo che abbiamo superato in maniera abbastanza buona questo problema del cuneo salino e speriamo che non si ripeta più. Cosa bisogna fare? Questo non lo so, cioè, se non lo sanno gli esperti, eccetera, però effettivamente ci si prospetta che nei prossimi anni, se va avanti così il trend, saremo ogni volta un paio di mesi l'anno, mancano le piogge, manca questo, manca quest'altro, e il cuneo salino crescerà. Meditiamo, gente, meditiamo, specialmente poi i tecnici che dovranno seguirlo. Sembrerebbe adesso, con le ultime piogge, un pochino di cose che sono cambiate, il cuneo salino è rientrato e adesso sembra sì a 6 km. Speriamo rientri completamente. Sappiamo che ci sono dei lavori che stanno predisponendo, in particolar modo il consorzio Delta del Po di bonifica, in particolar modo sulla zona anche Adige e non solo Po. Vediamo, anche qua molto. Sì, anche perché sembra che non ci siano poi tantissime alternative a questo problema. Cioè, se non peschiamo l'acqua dai fiumi, dal Po o dall'Adige, dove la andiamo a prendere? Abbiamo parlato con un tecnico tempo fa che essendo zona di valli le nostre, sì, le valli potrebbero essere dei bacini di recupero dell'acqua, perché le valli poi tengono migliaia e migliaia e migliaia, anzi molti milioni, sì, di litri, e hanno la possibilità con le chiuse di evitare che entri l'acqua salata, perlomeno mare, sì, e anche se salata però rientra nei parametri che possono essere irriganti, che può essere utilizzata, esatto, sì. Quindi volendo si potrebbe fare qualcosa in più. Vediamo, meditiamo, gente, meditiamo, poi qua siamo sempre nelle mani del Signore e soprattutto di Roma. Vabbè, sembra una cosa comunque molto strana che noi possiamo dipendere a questo punto, noi che siamo in Veneto, quindi siamo in una situazione dove la cosa è veramente locale, che da Roma ci diano il consenso per fare una cosa. Beh, ti faccio una cosa che poi non è una cosa inutile, insomma, è una cosa che serve effettivamente. Ti faccio un esempio: il MOSE, per essere acceso, devono decidere a Roma. Quindi, cioè, queste sono cose che io cioè, non,
non riesco a capire, cioè, ma noi sarò anche ne abbiamo tante robe sì, mi sembra una cosa veramente fuori da ogni logica. Ma chi siamo noi? Dai, ci sentiamo tra poco per l'ultimo argomento di oggi. Siamo pronti per affrontare quello che è il nostro ultimo argomento di oggi, di questa nuova puntata di Medipolesine. Parliamo di crisi energia e non solo. E qua si apre un argomento, una voragine. Beh, allora, intanto cos'è che questa crisi energia, che l'abbiamo visto in tanti programmi televisivi, ormai anche sui giornali se ne parla. Stranamente non se ne parla in campagna elettorale, oppure ne parlano un po' adesso, però prima non sembrava un'emergenza. Fatto sta che ne abbiamo parlato proprio con dei nostri amici che hanno bar, che hanno ristoranti, che hanno attività. Un amico di Taglio di Po che è un bar, 1100 euro mediamente di corrente fino al mese scorso, questo mese 4000 euro. Ecco qua. E mi viene in mente il programma che abbiamo visto, Dritto e Rovescio, su Rete 4, dove hanno intervistato delle persone di Rosolina, tra l'altro Brugiolo, che è Nicola Brugiolo, che è un personaggio abbastanza famoso, eccetera, che faceva anche lui vedere le sue bollette, e qua c'era la negatività, il problema per affrontarle. Però lui ha tirato fuori anche un altro argomento. Non è solo l'emergenza utenze, e questa c'è, e fortunatamente le famiglie sono un po' meno toccate, perché sono più di attività. Ha fatto vedere un sacchetto, guarda, queste erano mozzarelle, costavano 10,80 euro 3 mesi fa, adesso ne costano 18. Allora, e poi dopo viene sempre fuori il discorso, ma c'è una speculazione. Ma la speculazione chi è che deve individuarla e chi deve colpirla? Siamo noi. Cioè, cosa possiamo fare? Noi più che parlarne qua con noi sulla nostra radio, cioè, ci sono sicuramente delle agenzie preposte per farlo. Amministratori, guardia di finanza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quando un politico dice ma c'è una speculazione in atto, quel politico lì non bisognerebbe votarlo. Sì, sì. Cioè, se lui, che politico, non riesce a bloccare una speculazione, vuol dire che poi, politico è cazzo. Torniamo sempre al discorso che abbiamo fatto anche nell'argomento iniziale quasi. In Italia c'è questa speculazione, cioè a questo livello esiste solo da noi, perché anche negli altri stati sì, qualcosa è aumentato, ma non in maniera così esponenziale come è successo da noi, veramente, con tutte le cose che onestamente non lo so se gli altri sono messi meglio. Si parla che in Italia, insomma, tutte le cose siano andate veramente a prezzi esagerati, proprio perché c'è sempre qualcuno che specula. Però ti faccio bisogna individuare chi. Ti faccio un altro esempio di quello che ho seguito io. Io ho intervistato Ferrari, che è un grosso importatore di materiale ferroso di Porto Viro. In febbraio 2022 ci diceva c'è una grossa speculazione in atto, stanno aumentando. Febbraio 2022, siamo a settembre, settembre, e ancora se ne parla. Cioè, se non so, e questo dal nostro osservatorio, quindi chi ha un osservatorio un pochino più privilegiato, un politico, un grosso manager, eccetera, perché non se ne sono accorti prima? Oppure perché non sono intervenuti prima? Probabilmente se ne sono accorti, ma hanno lasciato che le cose vadano come devono andare. Perché l'ha lasciato? Vabbè. Queste qua sono domande che vi... È il cane che si morde la coda poi alla fine. Vi rivoltiamo le stesse domande a voi. E meditiamo, gente, meditiamo, che abbiamo bisogno, lo diciamo da ormai da 8 anni che facciamo questo programma, abbiamo bisogno di un paese normale, di vivere in un paese normale. Detto questo, il nostro è apparentemente normale. Dicevi tu che abbiamo 4 buone notizie, alla fine abbiamo dato la botta di negatività che ci contraddistingue. E queste sono le notizie, purtroppo, che girano in questi giorni, in queste ultime settimane. Dai, allora abbiamo così esaurito i nostri argomenti, tra pochissimo per i saluti finali. E così la nostra prima puntata di questa nuova stagione se n'è andata, ormai siamo agli sgoccioli, non mancano che i saluti. Comunque felici di avervi ritrovati su Radio Diva, ma anche su Medipolesine. Speriamo numerosi. Numerosi, insomma, come è stato nella stagione passata. Io penso che questa perlomeno bisserà quello che era la stagione precedente, se non di più. Vi vogliamo anche bene. Noi vi vogliamo bene, cioè, quindi se voi volete ricambiare il bene che vi vogliamo, ascoltateci. Conto corrente. No, stiamo scherzando. E non ascoltate altre radio, per questa è la tua storia. Va bene, dai.
Con questo abbiamo veramente concluso il nostro appuntamento di oggi. L'appuntamento è rinnovato per la prossima settimana, come sempre il sabato tra le 10, tra le 11 e mezzogiorno, scusate, poi la domenica mattina la replica tra le 10 e le 11. E da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio di un buon fine settimana, il nostro classico countdown che rimane, è il nostro 3, 2, 1, chapeau, chapeau, ciao a tutti! Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.